Alice, buongiorno, che valore ha questa sfida? Terza di una settimana si gioca contro la capolista, come ci arriva la squadra? No, secondo me ci arriviamo nel momento giusto perché veniamo da due vittorie, secondo me, significative, una contro comunque una squadra, secondo me, molto forte, che è il Varese, e credo che comunque la squadra deve iniziare a dare continuità ai risultati. Forse viene anche al momento giusto una partita così importante, perché comunque può farci capire in che momento siamo e se comunque queste due vittorie non sono state un caso, ma sono state frutto del lavoro che comunque sono riusciti a fare i ragazzi. Quali passi avanti ha visto in queste due gare e cosa invece c'è ancora da aggiustare, secondo lei? No, io già i passi avanti, già ve l'avevo detto che li avevo visti dopo una settimana. Quindi credo che adesso con queste due vittorie facciano capire anche ai ragazzi l'importanza di giocarsi le partite nel modo giusto, avendo anche una forma fisica migliore. E quindi credo che comunque questa partita venga veramente al momento giusto, perché incontriamo una squadra che comunque viene da tre vittorie e un pareggio, una squadra comunque che è in salute, che gioca anche un buon calcio, però io ho sempre detto noi comunque alla fine ci chiamiamo Novara e dobbiamo determinarlo noi il risultato. Situazione spogliatoio, Agostinone come sta? No, Come stanno recupera? tutti abbastanza bene, c'è Bergamelli, Manti e Vaccari che sono fuori per infortunio e adesso vediamo chi far scendere in campo, perché comunque questa è la terza partita, però io devo sempre far giocare chi mi dà garanzie e chi è in grado di comunque disputare la partita al 100%. Che notizia ha degli avversari? Si è fatto un'idea di che avversari potremmo incontrare? È una squadra secondo me forte, una squadra che ha dimostrato che ha un valore, però io preferisco guardare prima in casa mia che guardare gli avversari. Se noi capiamo che dobbiamo, se capiamo chi siamo e quello che possiamo fare, è normale che poi l'avversario avrà vita difficile, però se noi siamo quelli di Borgo Sesia avremo noi vita difficile. Quindi in questo momento secondo me la squadra si è resa conto che dobbiamo essere quella delle ultime due partite, non quella di Borgo Sesia. Abbiamo toccato 2.400 tessere di abbonamento, insomma la cifra è ragguardevole, no? Per la categoria. Sì, ma più che altro è un merito anche ai ragazzi, perché se riescono a fare determinate partite, riescono a vincere più partite, accendono l'entusiasmo e l'entusiasmo porta gente. E credo che giocare con più gente sia anche più bello, più emozionante. Questi ragazzi comunque sanno che sarà un campionato difficile, sarà un campionato lungo, ma si è pur sempre nei dilettanti. Quindi riuscire a portare della gente magari può farti anche capire che se si fanno le cose fatte per bene, qui a Novara si respira aria diversa. L'ultima cosa da parte mia, la preparazione a che punto è? Con queste infrasettimane che non si riesce a fare magari anche una settimana piena di allenamento completo? Ma io credo che la squadra stia bene, ha dimostrato nelle ultime due partite che fisicamente non è tanto lontana rispetto agli avversari, calcolando che comunque gli avversari hanno avuto un mese e mezzo in più, quindi credo che non siamo al top, ci dobbiamo sempre arrivare perché non mi accontento mai, però ho visto la squadra sotto l'aspetto fisico abbastanza bene. Perché l'ha dimostrato poi in mezzo al campo, non è che ho messo numeri tanto per. La sfida tra Alfiero e Benassi può essere una chiave dal punto di vista difensivo vostro, visto che affrontate questo attaccante che è partito fortissimo. Se è partito fortissimo, vuol dire che i suoi compagni l'hanno messo in condizioni tali di far gol. Io più che Alfiero Benassi, poi devo Novara Bra, è l'insieme che poi fa la differenza. Se noi saremo bravi a non dar spazio al Fiero, avrà comunque vita difficile, come se gli daremo modo di fare quello che conosce, magari avremo vita difficile noi. Secondo me dipende sempre dall'atteggiamento, tutte le situazioni che poi si creano durante la partita. Senta, mister, ma il Drac in testa alla classifica forse nessuno si aspettava che fosse così da così. Volevo chiederle, ma lei ha qualcuno che va a vedere per conto suo gli avversari la domenica prima, posto che non ci sono
mezzi tecnici che danno modo di conoscere molto come poteva avvenire in altre categorie. Oppure lei dice: io penso alla mia squadra, semmai sono gli altri che devono preoccuparsi del Novara. No, no, io mi preoccupo sempre dell'avversario, ho sempre detto però che noi contiamo più degli avversari, perché certo, prima di tutto è come affronti la partita, l'atteggiamento. Però abbiamo la fortuna di avere delle persone che ci riescono a dare delle informazioni, quindi più informazioni si hanno e più è normale si può lavorare meglio su determinati tipi di situazioni che poi puoi ritrovare in partita. Quindi su quello la società, insomma, si è mossa bene, ha messo a disposizione delle situazioni che possono poi aiutarmi a capire quello che poi possono fare le squadre avversarie. Non per svelare il suo segreto, ma sono persone di sua fiducia? No, no, io non di mia fiducia, no, sono persone che comunque la società, danno una mano alla società ad aiutarmi. Senta, si parla molto di questi tempi, partendo dalla nazionale, scendere giù, di chimica dello spogliatoio. Ecco, posto che lei ha a disposizione giocatori che la maggior parte dei quali si trovano per la prima volta quest'anno adesso, secondo te, sotto questo aspetto, al di là della preparazione, come si sta creando, c'è questa comunanza di intenti, questa chimica all'interno del spogliatoio, secondo lei, o è ancora in fase di costruzione? Ma partiamo dal presupposto che non solo negli ultimi tempi, lo spogliatoio conta. Io ho avuto la fortuna di giocare a calcio e se non c'è uno spogliatoio buono o ottimo non arrivavano i risultati. Perché poi ci possono essere gelosie, ci possono essere situazioni che poco belle. Invece qui in poco tempo hanno creato uno spogliatoio importante. Sono ragazzi giovani, ragazzi che magari non hanno mai giocato insieme, ma sono ragazzi che sono riusciti a capire il momento e amalgamarsi fra di loro subito. Quindi questo a me mi ha agevolato, perché comunque so che almeno all'interno dello spogliatoio hanno tutti un unico obiettivo, che è quello di portare il Novara dove merita. E però lo fanno anche col sorriso, con la voglia di aiutare il compagno, con la voglia di vedersi anche al di fuori del campo, perché questa è la parte più importante. Se dei ragazzi si riescono a frequentare anche dopo, è normale che poi l'alchimia di cui si parlava viene più fuori, è più forte, e quindi poi si possono aiutare nei momenti difficili, perché nei momenti difficili durante un anno ce ne sono tantissimi. Lei ha molti giocatori che si frequentano anche fuori? Cioè sì, da quello che so sì, nel senso che questo mi fa piacere. Io non entrerò mai, diciamo, nello spogliatoio, perché è un luogo loro, però io vedo che oltre allo spogliatoio si vivono anche fuori, hanno un bel gruppo, si respira la classica aria familiare. Quando si riescono poi a coinvolgere anche quelli che lavorano per il Novara con questi ragazzi, credo che poi questa famiglia possa fare grandi cose. Bergamelli come sta? Sta meglio, sta molto meglio, le sensazioni sono buone, è normale che bisogna fare l'esame strumentale per non rischiare di poi perderlo molto più tempo. Cos'è, una cosa sua o è una conseguenza di preparazione secondo lei? Questo? No, era un problema che si portava da qualche settimana dietro, però è normale che, essendo un ragazzo generoso, un leader, ha voluto comunque essere sempre vicino alla squadra, si è messo sempre a disposizione. È un peccato perché perde questi giocatori, soprattutto all'inizio, non gli fanno fare la forma fisica che uno vorrebbe. Però la parte più importante è che la lesione è minima e che possa recuperare il prima possibile, perché per noi comunque è importante. Non c'è un tempo di recupero già fissato? Ma io non sono abituato, io sono sempre abituato che il dottore mi deve dare ok, non è che decido io o altro, perché se io vado a forzare la mano poi lo recupero per una partita ma lo riperdo per quattro. Io sono dell'idea che ci sono tempi fisiologici, ma ci sono anche situazioni che poi il vero medico di se stesso è se stesso. Quindi parlare con lui, fargli capire l'importanza che ha per noi, ma al tempo stesso dargli tutto il tempo necessario per poi non fermarsi più. Senta, mister, lei che impiegava Benassi in mezzo al campo, che sappiamo tutti, vista la sua storia, che era un difensore, no? Ecco, riportato Benassi per situazioni contingenti nel suo ruolo naturale,
in mezzo al campo come pensa di sopperire, proprio al tipo di, al di là dell'uomo, al tipo di gioco che era in grado di garantirgli? Ma io più che altro Mike l'ho messo lì perché mi dà garanzia di quantità e qualità, perché è un giocatore intelligente e l'abbiamo visto che comunque quel ruolo lo può fare tranquillamente. Adesso che con l'assenza di Dario, è normale che lo preferisco al centro della difesa e portare poi un giocatore di qualità in mezzo al campo. C'è Pugliese, c'è Tentoni, c'è Capano, c'è Bortoletti, ce ne sono talmente tanti che possono ricoprire quel ruolo. Bisogna sempre capire chi si va a affrontare quel tipo di situazione che poi noi vogliamo sfruttare. Certo. Comunque lei ha visto già anche ad Imperia, no? Questo... Sì, no, ma in effetti Mario a me è piaciuto tanto Imperia, poi purtroppo l'ho dovuto sostituire perché era ammonito e per non far danni, quindi abbiamo cercato di farlo uscire per non mettere anche in difficoltà poi la squadra, perché se veniva espulso magari poteva anche la squadra andare in sofferenza. Secondo me dobbiamo valutare tutte le situazioni che si creano, perché sono ragazzi che poi tutti si mettono a disposizione, tutti vogliono giocare ma al tempo stesso tutti sanno che ci sono dei ruoli, si gioca in 11 e chi gioca, io ho sempre detto che le partite poi si vincono il secondo tempo e non il primo. È l'opportunità di andare a testa alla classifica. Ma secondo me i ragazzi hanno capito. Troppo presto oppure lei dice no, marchiamo il territorio? Ma io ho detto che quando si gioca spesso è un bene, perché ti può far capire la vera realtà e quello che andrai a fare. Noi abbiamo iniziato ad affrontare questo ciclo di partite nel migliore dei modi, adesso dobbiamo dare continuità per dare anche un indirizzo alla nostra stagione, perché secondo me non bisogna più buttare punti, se troveremo una squadra più brava di noi gli faremo l'applauso, ma andremo a lavorare poi dove magari sia stati meno bravi. Però in questo momento secondo me la squadra sta lavorando bene. A livello difensivo secondo me è ancora meglio che a livello offensivo. Perché dice questo? È perché a livello difensivo difficilmente le squadre riescono a tirare in porta. A livello offensivo sì, a Borgosei che abbiamo creato tanto, però secondo me possiamo fare ancora più e bisogna essere un po' più cinici, perché le partite bisogna chiuderle quando si ha la possibilità. Ecco, il ruolo di Mutai è quello. Si spera che continui a fare così, nel senso sì, è quello il ruolo, è un ragazzo d'oro che aiuta la squadra, un ragazzo che comunque ha capito che bisogna riportare il Novara dove merita, un ragazzo che ha voglia di far gol, che ha voglia di non fermarsi mai, ha sempre fame, quindi per un allenatore è importante avere questi tipi di giocatori. Quando gli affianca Pereira lo fa per una questione lei sta pensando, non so, per dire, di fare Gonzalez dietro le due? Ma è una soluzione, ma ripeto, la devo valutare sempre di partita in partita, perché poi alla fine c'è anche Spina che inizia a star bene, all'inizio ha avuto un po' di difficoltà, è un giocatore giovane, molto giovane, ma è molto interessante. Quindi credo che se hanno la possibilità perché se lo sono meritato loro durante l'allenamento. Quindi dipenderà da tutti e da ogni partita che poi andremo a affrontare la valuteremo e capiremo quale può essere un sistema di gioco adatto per affrontarlo. Ci dovremmo aspettare qualche cambiamento di formazione senza voler entrare nel merito dopo la terza partita? No, ma io credo che alla fine la squadra stia assimilando tutto il lavoro che abbiamo fatto. È normale che alla terza partita anche la mezza giornata ti può far capire se un giocatore può renderti al 100% o meno. Quindi ho già le mie idee, come è giusto che sia, però credo che domani capirò bene, pure guardandoli, per vedere se sono riuscito a recuperare al 100%, perché la partita di domani è molto importante star bene sia fisicamente che mentalmente. E quindi viene, secondo me, dopo due vittorie, viene al momento giusto.